Dopo il successo dello scorso anno, tornano le emozioni del Nova Eroica Gran Sasso, l'evento targato Eroica per gli appassionati della bicicletta su strade bianche e in cui si privilegia lo spirito di squadra. L'evento è stato presentato questa mattina a Palazzo Silone, sede della Regione Abruzzo, alla presenza delle istituzioni e degli organizzatori della manifestazione sportiva. 4 i percorsi tra cui scegliere, a seconda delle proprie esigenze, per una giornata all'insegna della scoperta e riscoperta dei piccoli borghi abruzzesi, in cui il piacere dello sport si lega indissolubilmente alla valorizzazione del territorio. Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Calascio, Santo Stefano di Sessanio, Bariciano, questi i borghi che faranno da cornice all'evento sportivo di rilevanza internazionale. Ma si ripeterà sicuramente la meraviglia di chi viene rispetto alle strade in cui pedala e al contesto meraviglioso dell'altipiano del Gran Sasso, a quei piccoli paesi, a quel Tibet ormai nostrano che tutti conoscono, è un luogo di straordinaria bellezza, anche intima vorrei dire, questo è sicuramente ciò che si ripete. Ciò che di certo porteremo ancora in più è una maggior cognizione, quindi ancora più gente, anche se non è così semplice poi far vivere, lo dice uno che insomma si è inventato l'eroica per il suo piccolo Gaiolo in Chianti e la prima volta eravamo 92, insomma è stato un lungo percorso per arrivare a diventare quel must mondiale che siamo, ma è un percorso che in posti come questi, nell'Abruzzo in generale, io credo che si possa provare a ripetere, perché sicuramente l'Abruzzo ha tutto, il Gran Sasso in particolar modo, ma l'Abruzzo ha tutto per diventare una meta di destinazione per il turismo in bicicletta mondiale. Anche quest'anno tanti iscritti da varie parti del mondo, quindi è un'occasione di promozione del territorio anche a livello internazionale. Sì, l'eroica è questo ormai, è un movimento che riguarda tutto il mondo, praticamente eravamo pronti anche con la versione Australia, che è l'unico continente che ci manca, però insomma, se pensate alla dimensione del prossimo evento di Gaiolo in Chianti sarà di 9.000 partecipanti, di cui il 40% stranieri, insomma stiamo parlando di numeri anche eccezionali, ma quello che a me interessa di più è dire della qualità di questa gente, questi che hanno aderito ad un concetto che era assolutamente nuovo di uso della bicicletta, persone che hanno un livello anche di educazione, hanno un rispetto grande per l'ambiente.